credo in modo convinto che ci siano delle storie nel mondo dello sport che fanno talmente pensare, quasi da farle considerare impossibili. E in realtà io penso che nello sport accadano cose straordinarie, accadono anche miracoli, perché ci sono persone che credono anche nello sport. Per far accadere un miracolo c'è bisogno di qualcuno che ci creda, e uno di questi è Michael Chang, un grande tennista che negli anni 90 vinse uno dei tornei più complicati e più importanti della storia del tennis, che è Roland Garros. Quello che lui racconta della sua vita è che gli era stato sempre detto che avrebbe giocato sempre a livelli bassi nel tennis, non avrebbe mai sfondato perché non aveva il fisico adatto, non aveva la giusta corporatura, non aveva la forza, era basso di statura. Eppure Michael Chang, già all'età di 20 anni, fu catapultato tra i 5 tennisti migliori del mondo. E lui ha sempre dichiarato che tutto ciò che lui ha conquistato nella sua vita è sempre stato grazie a Dio, grazie alla forza che lui gli ha dato. E infatti si racconta che durante il torneo che lo portò a vincere il Roland Garros all'età di 17 anni, alla fine lui dichiarò che la partita era stata vinta proprio grazie a Dio, perché durante tutto lo svolgimento del torneo, durante gli sforzi che lui faceva, tutte le battute che ha fatto, le palline che ha preso, lui ha costantemente chiesto aiuto a Dio. Un'altra cosa però accadde nella vita di Chang. Michael Chang aveva un'abitudine molto particolare. Infatti durante uno dei suoi tornei fu osservato a volte fare qualcosa di molto particolare. Pensate che durante una partita, quando un avversario deve battere, quindi quando tocca a lui il servizio e l'altro lo attende, in genere l'attesa dell'altro tennista avviene fuori dalla linea di campo, forse per tenere un po' sotto controllo tutto il campo. È una delle usanze che ci sono nel tennis. Ebbene, Michael Chang fu osservato in alcune occasioni attendere il servizio dell'avversario un metro più avanti, e cioè con i due piedi all'interno della linea di campo. Infatti c'è un verso della Bibbia in cui Dio parla ad un profeta, Giosuè, e gli dice: qualsiasi luogo che la pianta del tuo piede calcherà, io ti darò. Molto molto bello. Ed è come se Michael Chang in quel momento potesse realizzare con quel gesto che anche se l'avversario aveva in mano il servizio in quel momento, lui con quel gesto dichiarava che il campo era suo, che la partita era sua. E questo dovrebbe anche essere il modo in cui noi dovremmo approcciare alla vita. Spesso noi facciamo tante dichiarazioni teoriche, sogniamo per tutta la nostra esistenza, facciamo tanti racconti, parliamo, ma dovremmo più che mai oggi agire in base a quello in cui noi crediamo. Quindi fare i conti anche con la praticità, con il modo di comportarci basato su ciò in cui noi crediamo davvero, come fece Michael Chang, che realizzò in modo tangibile, in modo reale, che ciò che lui stava calcando in quel momento, di lì a poco sarebbe stato suo, e in effetti diventò suo. Michael Chang divenne fu il più giovane giocatore a vincere il Roland Garros all'età di 17 anni. Contro ogni previsione vinse quella partita, e fu un momento veramente speciale, veramente particolare. Ci dovrebbe insegnare tanto, perché se vogliamo veramente raggiungere l'eccellenza, raggiungere i nostri sogni, raggiungere quello che noi vediamo per il nostro futuro, dovremmo sicuramente imparare a fare un metro in più.